scuola accesa, senza banchi e quaderni, con i mezzi più moderni. La scuola accesa, la scuola accesa, e anche se siamo lontani, in realtà siamo vicini. La scuola accesa. Bambine e bambini, la scuola è accesa. Oggi è lunedì 4 maggio e qui è il maestro Alessio che vi parla, felicissimo di presentare la 47esima puntata della nostra trasmissione speciale, nata per tenerci compagnia ma soprattutto per tenere accesa la scuola, che è chiusa da un po' e, mentre tutto il resto piano piano riapre, per un altro po' chiusa rimarrà. Ma non siate tristi, che il lunedì porta grande entusiasmo e poi non si tratta mica di un lunedì qualsiasi. Oggi comincia la fase 2 della nostra quarantena. Potremo avere qualche libertà in più, che non è male, visto che per settimane siamo rimasti più o meno chiusi in casa. Da oggi si può azzardare qualche passeggiata. A proposito, vi invito ad ascoltare la puntata di ieri della nostra versione weekend, che in merito offriva una riflessione poetica, come d'abitudine per le nostre puntate del fine settimana. Inoltre, pur con le dovute attenzioni, potremo rivedere i nostri cari, penso ai nonni e alle nonne, ai cugini, le cugine, gli zii, le zie, ma naturalmente con la mascherina. Eh sì, il mondo è ancora un po' sottosopra e, proprio come a carnevale, ci tocca mettere la maschera. In questo caso non sarà né di Zorro, né di Spider-Man, né da principessa, ma c'è da indossarla. Così, se eviteremo che il tipaccio si diffonda di nuovo ai livelli preoccupanti di qualche settimana fa, magari tra qualche tempo potremo tornare a vivere la nostra vita come facevamo prima. Ma soprattutto potremo tornare a scuola! Vedremo, dipenderà molto da quanto saremo attenti. E so che voi, classe più grande di tutti i tempi, siete super attenti. E a proposito, vediamo chi c'è oggi. È il momento dell'appello. Dunque, Gabriele, Lorenzo, Camilla, Federico, Matilde, Margherita, Samuele, sì, Francesco, Tommaso, Adele, beh, perfetto, direi che ci siamo tutti anche oggi, siamo 234.567,3 periodico, una cifra pazzesca, pazzesca come la storia che ci attende oggi. Io non vedo l'ora di capire cosa succede al Tritone, è giorni che non dormo perché sono curioso da matti di sapere come va a finire. E poi c'è la scuola accesa challenge, pazzesca anche quella. Allora, se siete pronti per la fase 2 della scuola è accesa, che prevede doppio divertimento, bando alle ciance, pigiamini, mascherini, copertine in plexiglass, lucine da corridoio a distanza di sicurezza, maestra Letizia, maestro Federico, che il racconto abbia inizio. Il primo miracolo. Matilde sedette, mentre la spezza in due si sedeva a sua volta dietro alla cattedra. Era sempre rimasta in piedi nel corso della lezione. Tese la mano, afferrò la caraffa e, tenendola per il manico, disse: «Non capisco perché i bambini siano così repellenti. Sono un vero flagello, come gli insetti. Bisognerebbe sbarazzarsene una volta per tutte. Si uccidono le mosche con l'insetticida e con la carta moschicida. Perché non inventare uno spray che ci liberi dai bambini piccoli? Sarebbe splendido entrare in questa classe con una bombola gigantesca e spruzzare dappertutto. Delle enormi strisce di carta appiccicaticcia sarebbero ancora meglio. Le appenderei ovunque. Voi ci rimarreste attaccati. E addio! Non le sembra una buona idea, signorina Dolce Miele?» «Se si tratta di uno scherzo, direttrice, non lo trovo molto divertente.» «Non mi stupisce. Comunque io non scherzavo. Secondo me, la scuola perfetta è quella dove i bambini non ci sono. Un giorno aprirò un istituto del genere. Penso che avrebbe un grande successo!» «Questa donna è pazza!» pensava la signorina Dolcemiele. «Completamente pazza! È di lei che dovremmo sbarazzarci!» La spezza in due alzò la grande brocca di porcellana azzurra e riempì d'acqua il bicchiere. E insieme all'acqua venne fuori un lungo, viscido tritone che cadde nel recipiente con un plop sonoro. La spezza in due cacciò un urlo e fece un salto come se le fosse scoppiato un petardo sotto i piedi.
I bambini videro la lunga, sottile, viscida creatura giallastra, simile a una lucertola dal ventre giallo, che si contorceva nel bicchiere, e presero a saltare e a dimenarsi, gridando: «Che cos'è?» «È disgustoso!» «È un serpente!» «È un piccolo coccodrillo!» «È un alligatore!» «Attenta, signorina, spezzi in due!» gridò Violetta. «Credo che è morta!» La spezza in due, così grande e grossa, rimase impalata nei suoi pantaloni e la zuava, tremando come una foglia. Era furiosa perché qualcuno l'aveva fatta strillare e saltar su a quel modo proprio lei, che si vantava di essere coraggiosa. Fissò l'animale che si contorceva nel bicchiere. Non aveva mai visto un tritone in vita sua. La storia naturale non era il suo forte e non riusciva neanche a immaginare che tipo di bestia fosse. Comunque non aveva un aspetto piacevole. Si mise lentamente a sedere. Era davvero terrificante, con quegli occhietti che sprizzavano odio e rabbia. «Matilde, alzati in piedi!» «Chi? Io? Che cosa ho fatto?» «Alzati, piccolo scarafaggio schifoso!» «Io non ho fatto nulla, signorina Spezzi in due, lo giuro! È la prima volta che vedo quell'orrore!» «Ho detto alzati, repellente fermiciattolo!» Con riluttanza Matilde si alzò. Violetta, in terza fila, cominciò a sentirsi colpevole. Non aveva certo avuto l'intenzione di mettere nei guai la sua amica. Del resto, non intendeva nemmeno confessare. «Sei una file rivoltante, schifosa, maligna bestiaccia! Tu non sei degno di frequentare questa scuola! Ti farò espellere! Ordinerò agli alunni più grandi di darti la caccia per i corridoi con i bastoni da hockey! Ti farò accompagnare a casa da tutto il corpo insegnante e farò anche in modo che ti sbattano in riformatorio per i prossimi 40 anni!» La furia della spezza in due era così violenta che la sua faccia sembrava una cotenna bollita e un po' di bava le colava agli angoli della bocca. Ma non era l'unica a perdere la calma. Anche Matilde cominciava a vederci rosso. Di solito non le importava di essere accusata di una cosa che aveva fatto, in fondo era giusto. Ma era un'esperienza del tutto nuova per lei venire accusata di un crimine che non aveva commesso. Lei non aveva nulla a che fare con quell'orrendo animale nel bicchiere. «Non permetterò a quella maledetta spezza in due di mettermi sotto accusa», pensò. «Non sono stata io!» urlò. «E invece sì, sei stata proprio tu! Nessun altro sarebbe stato capace di escogitare uno scherzo del genere! Tuo padre mi aveva avvertito!» La direttrice sembrava aver perso il controllo. Strepitava come una pazza. «Hai chiuso con questa scuola, ya? Hai chiuso definitivamente! Ci penserò io a ficcarti in un posto tale che non rivedrai più la luce del giorno!» «Maledico che non sono stata io! Non ho mai visto un animale del genere in tutta la mia vita!» «Hai messo un coccodrillo nella mia acqua! È il delitto più spaventoso che si possa commettere contro una direttrice! Ora siediti e non aprire più bocca!» «Ma se le dico...» insisté Matilde, rifiutandosi di mettersi seduta. «Stai zitta! Se non stai zitta e non ti siedi, mi toglierò la cintura e te le darò di santa ragione, usandola dalla parte della fibbia!» Matilde si sedette lentamente. Che cosa orribile! Che ingiustizia! Come potevano espellerla per qualcosa che non aveva fatto? Sentiva la sua rabbia crescere. Crescere. Era così furiosa che le pareva di stare per esplodere. Il tritone continuava a dimenarsi nel bicchiere. Sembrava che si sentisse terribilmente scomodo. Il recipiente non era abbastanza grande. Matilde fissò la spezza in due. Quanto la odiava. Poi fissò il bicchiere col tritone. Avrebbe avuto una gran voglia di avvicinarsi, prendere il bicchiere e vuotarlo in testa alla direttrice, tritone e tutto. Tremava al solo pensiero di quello che avrebbe fatto la spezza in due, in un caso del genere. La direttrice era ancora seduta e continuava a fissare, inorridita e affascinata, il tritone nel bicchiere.
Anche Matilde lo guardava. A poco cominciò a provare una sensazione stranissima. Sembrava quasi che una misteriosa elettricità le si stesse concentrando negli occhi, come un senso di forza, di potere, che covava nel profondo del suo sguardo. Ma provava anche qualcos'altro, una sensazione del tutto differente e indefinibile. Pareva quasi che minuscoli lampi, impercettibili onde di calore, le scaturissero dagli occhi, come se al loro interno si accumulasse un'energia sconosciuta. Era una sensazione stupenda. Continuò a fissare il bicchiere, mentre il potere del suo sguardo cresceva. Le sembrava che i suoi occhi proiettassero milioni di piccolissime braccia invisibili verso il bicchiere. «Rovesciati!» sussurrò Matilde. «Rovesciati!» Il bicchiere vacillò all'indietro per una frazione di centimetro, poi si raddrizzò. Matilde continuò a spingerlo con le piccole braccia e mani invisibili proiettate dai suoi occhi, sentendo che il potere le scaturiva direttamente dalle pupille. «Rovesciati!» mormorò di nuovo. «Rovesciati!» Il bicchiere tremò e lei comandò ai suoi occhi di sprigionare tutto il loro potere. E lentamente, così lentamente che era quasi impossibile accorgersene, il bicchiere prese a inclinarsi all'indietro, fino a rovesciarsi sulla scrivania con un acuto tintinnio. L'acqua schizzò sull'enorme seno della signorina Spezza in due, insieme al tritone. La direttrice lanciò un urlo che fece tremare i vetri della scuola e per la seconda volta in 5 minuti schizzò in piedi. Il tritone si aggrappò disperatamente al camiciotto di cotone, con le zampette simili ad artigli. La Spezza in due abbassò lo sguardo e quando lo vide urlò ancora più forte, facendolo volare fino dall'altra parte della classe con una manata. L'animale atterrò sul pavimento, accanto al banco di Violetta, che si chinò rapidamente, lo raccolse e lo rimise nell'astuccio. Poteva sempre tornare utile avere un tritone a portata di mano. La Spezza in due, la cui faccia somigliava sempre di più a una cotenna bollita, rimase in piedi, tremante di rabbia. Ansimava e l'acqua aveva lasciato sul camiciotto un'ampia impronta umida. «Chi è stato? Confessate! Stavolta non mi sfuggirete! Chi è responsabile di questo scherzo idiota? Chi ha rovesciato il bicchiere?» Nessuno rispose. Nell'aula regnava un silenzio assoluto. «Matilde, sei stata tu! Lo so!» Matilde rimase immobile, senza dire una parola. Provava un senso di fiduciosa serenità e si accorse ad un tratto di non avere paura di nessuno a questo mondo. Con il potere dello sguardo aveva costretto un bicchiere d'acqua a rovesciare il proprio contenuto sull'orribile direttrice. E se poteva fare questo, poteva fare tutto. «Ammettilo, ripugnante creatura! Sei stata tu!» Matilde le restituì lo sguardo e disse con calma: «Non mi sono mossa dal mio posto, signorina, da quando la lezione è cominciata. Non ho altro da dire!» Di botto, l'intera classe insorse contro la direttrice. «Non si è mossa!» «Matilde, non si è mossa! Nessuno di noi si è mosso!» «L'ha rovesciato da sola, il bicchiere, ecco!» «Non l'ho rovesciato io, poco ma sicuro!» «Come osate, piccoli fermigiattoli! Mi appello a lei, signorina Dolcemiele! Lei ha visto tutto! Chi ha rovesciato il mio bicchiere?» «Non è stato uno dei bambini, direttrice. Posso garantirle che nessuno di loro si è mosso dal banco per tutto il tempo che lei è stata qui, meno quando ha mandato gli alunni alla lavagna.» La signorina Spezza in due fissò la maestra, che ricambiò lo sguardo senza lasciarsi intimidire. «Le sto dicendo la verità. Deve averlo rovesciato lei stessa, senza rendersene conto. Può succedere.» «Sono stufa di questa banda di nanerottoli! Mi rifiuto di perdere ancora un attimo del mio tempo prezioso in quest'aula!» Dopodiché marciò fuori dalla stanza sbattendosi la porta alle spalle. Nel silenzio stupefatto che seguì, la signorina Dolcemiele tornò al suo tavolo. «Santo cielo! Credo che questa lezione ci basterà per il resto della giornata, non siete d'accordo?»
Andate pure in cortile a giocare, prima che vengano a prendervi i vostri genitori. Incredibile! Che matte avventure! Ci fermiamo qui per oggi, ma non temete, continuiamo domani! E ora è il momento della nostra challenge! Questa sera sono gli splendidi Samuele, Teresa, Chiara e Lorenzo a proporci una versione veramente meravigliosa della nostra sigla. Difficile trovare le parole per descrivere quanto sia bello il loro video. Un video fatto in famiglia, con addirittura degli effetti speciali degni delle più grandi produzioni hollywoodiane. Grazie davvero, questo è lo spirito che ci serve per tenere accesa la scuola. Sì, è proprio nei video come questo, come quelli che sono arrivati e che ancora arrivano numerosi, che abbiamo vinto la nostra folle scommessa di tenere acceso qualcosa che il tipaccio voleva spegnere. E allora, lascio ai vostri occhi il piacere di vedere questo splendore. Samuele, Teresa, Chiara e Lorenzo, a voi la sigla! Ciao Samuele, come va? No, non va bene. È una noia, non si può andare a scuola, non vedo più i miei compagni, è come se la scuola fosse spenta. La scuola è spenta, con quante mascherine, siamo sempre qui in cucina, la scuola è spenta. Ma che? La scuola è accesa! Siamo vicini, la scuola è accesa.